Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Questo penso che è uno dei miei primi video che faccio in italiano e voglio provare a fare questo cambiamento perché diciamo che da quando ho aperto il mio canale YouTube e ho sempre fatto i video diciamo o comunque solo con la musica, facendo vedere i miei allenamenti, tutto molto statico e comunque quei pochi video che facevo parlati li facevo in inglese, li ho sempre fatti in inglese. E nell'ultimo periodo ho pure caricato molto poco tra il lavoro, allenamento e tante altre cose che ho da fare. Ultimamente ho dedicato anche poco tempo a YouTube, facendo sempre video un po' monotoni, un po' prendendo video vecchi qua e là giusto per creare qualche contenuto. Però da ora vorrei cambiare un po' di contenuti perché stanno per cambiare delle cose. Finalmente tra un po' cambierò pure la location dove mi allenerò e sarà tutto molto più bello, più figo. Cerco di fare una bellissima home gym, se si può chiamare così, di calisthenics. Comprerò anche qualche altro attrezzo e magari ci farò anche qualche video sopra. E comunque niente, volevo annunciarvi che da questo video in poi probabilmente parlerò solo in italiano e magari metterò dei sottotitoli, non lo so, ora vedrò, per vedere un attimo come può andare il mio canale, perché devo ammettere che nell'ultimo periodo, ma in realtà anche da quando è stato aperto, purtroppo non è mai andato come veramente avrei voluto. E questo mi dispiace un po' perché comunque ci ho sempre dedicato tanto tempo a YouTube e vorrei in qualche modo far vedere meglio la mia persona, chi sono, le gare che vorrei andare a fare di calisthenics o sì, comunque prevalentemente di calisthenics, perché io alleno solo quello, poi nel futuro non so se magari qualche gara di street lifting così, però per ora io vorrei fare la mia prima gara, perché ancora non ho mai fatto nessuna gara di calisthenics skills e vorrei veramente partecipare a una gara, anche magari che non è super importante, super grande, perché comunque ormai ho raggiunto anche un buon livello, credo, full planche press, comunque delle belle full planche, potrei fare magari una bella garetta. Sicuramente non sono da podio, però comunque fare dei video così, dei vlog. Poi ditemi voi, magari datemi qualche idea, vorrei vedere se riesco a raggiungere una community un po' diversa, anche appunto incentrata più in Italia, perché appunto i miei video ultimamente purtroppo fanno veramente poche visuals. Ovviamente non è per le visualizzazioni, a me non mi interessa per niente delle visualizzazioni, vorrei solo che il canale andasse meglio, ma per una cosa mia personale, perché comunque ci tengo molto. Perché se fosse solo per le visualizzazioni non farei YouTube da ormai 3-4 anni non guadagnando nulla. Quindi questo è. Oggi voglio farvi vedere un allenamento mio, qualcosina di spinta e di tirata, planche front lever. E niente, iniziamo subito con il video. Ora ragazzi, veramente rapidamente voglio farvi vedere la mia routine di stretching, riscaldamento insomma generico, per poi avvicinarmi alle mie skill migliori. E vi faccio vedere bene o male tutto quello che faccio prima di iniziare con i push up in verticale, magari planche, front lever, queste cose. Prima di tutto ragazzi faccio questo tipo di allungamento, con la mano sinistra vado sulla gamba destra e magari tengo qui 3-4 secondi, poi passo all'altra gamba, con la mano destra vado sulla gamba sinistra e anche qui tengo, oppure magari faccio delle cose dinamiche tipo questa e cerco di allungare tutto il dorsale e di andare più giù possibile. È uguale con la mano sinistra, fino a che non sento che mano a mano riesco ad andare sempre più giù e a schiacciarmi di più, o anche magari con due mani. Quindi quando magari all'inizio, prima di partire, sento che già qui sono un blocco, invece l'intento è arrivare a sentirsi sempre più piegato, ovviamente con facilità, facendo questi movimenti dinamici, fino a che non senti che il petto praticamente tocca il ginocchio e non ti senti tirare da nessuna parte. Poi magari anche del mezzo faccio questi movimenti dinamici fino a che non sento che praticamente quasi mi chiudo al libretto. Quando sento che sono tutto bello libero, diciamo, sia con la schiena che con le gambe, anche qui cerco magari piano piano la gamba di metterla sempre più lontana e aprire di più l'angolo. E questa è una delle cose che faccio per liberare sia le gambe, per sentire bene le cosce e anche magari la schiena. E un'altra cosa è le spalle, l'apertura delle spalle. Prendo la parallela
e tengo questa posizione. Anche qui o isometrico o lo faccio dinamico, così. Fino a che non sento che proprio la spalla è più aperta. Poi, un'altra cosa sono semplicemente i polsi, perché sono veramente importanti il riscaldamento dei polsi, quindi faccio questa cosa qui. E semplicemente questo movimento, andando in avanti con tutto il corpo, fino a che anche qui l'obiettivo è sentire i polsi sempre più liberi e, diciamo, strecciati. Non devono essere un blocco, ma deve essere tutto sciolto prima dell'allenamento. Quindi questo, e poi magari al contrario, andando però indietro con il corpo. Poi un'altra cosa che faccio sono il riscaldamento dei gomiti, facendo semplicemente questa rotazione qui, cercando di tenere il gomito più fermo possibile e muovere più velocemente possibile l'avambraccio. Poi, sempre per le spalle, faccio queste circonvoluzioni, prima da una parte e poi dall'altra, e poi dei mini movimenti così, sempre per riscaldare al massimo tutti i muscoli, ragazzi, tutto deve essere pronto per l'allenamento. Poi, bene o male, sono queste le cose che faccio prima dell'allenamento. E poi, prima di partire, faccio delle verticali. Anche qui, per sentirmi pronto per fare magari dei piegamenti in verticale o comunque prima di poter dire al mio corpo sì, ora sono pronto per fare questa skill più difficile, devo sentire la verticale come nello stretching. Quando all'inizio sei un blocco e poi ti liberi, ti chiudi meglio, lì sei pronto, quindi puoi passare alla fase successiva, che in questo caso sono le verticali. Ora, per capire da qui come faccio ad arrivare a un'altra skill, devo sentire la verticale sempre con, diciamo, meno fastidi e sempre più facile nell'andamento in verticale, perché non so se avete notato, magari sono andato in verticale senza andarci diretto, diciamo, comodamente, ma magari un po' di aggiustamento l'ho dovuto fare con le spalle, ho sentito un po' di incertezze su, diciamo, su tutte le attivazioni. Quando sento che è tutto pronto e la verticale viene proprio facile, magari i piegamenti riesco a farli sempre più sciolti, allora lì passo alle prime, diciamo, presse in planche o alle prime tenute in planche, dipende da quello che devo fare. Appunto, qui ho sentito, ovviamente qui devo fare una precisazione, ve ne ho già parlato in un video, quel video l'ho fatto in inglese. Io purtroppo ho il braccio sinistro incidentato, a 2 anni abbiamo fatto purtroppo con la mia famiglia un incidente che, diciamo, ha compromesso il mio braccio, una cicatrice lunga tutto il tricipite. Ovviamente ora non voglio parlare di questo e usare scuse, però diciamo che a livello di tricipite, quindi negli esercizi a braccia piegate, sono molto più debole, quindi questo è giusto per dire che nei piegamenti in verticale di mio non sono per niente forte o come nei flash push up, però comunque in questo caso ancora non ho sentito come vorrei sentire i piegamenti in verticale, quindi di serie in serie credo, la maggior parte delle volte, poi se è una giornata o no non va, migliora, quindi magari dopo 2, 3, 4 serie riesco a fare più ripetizioni con più pulizia e allora da lì decido, diciamo, l'avvenirsi. Io mi alleno sempre bene o male così. Cerco di capire come sono messo quel giorno, perché ok avere una routine di allenamento, però se quel giorno quella scala non la riesci a fare, non la puoi comunque cercare di concludere e portarla a termine, perché se quel giorno il corpo dice no, la full planche non ti riesce, devi usare l'elastico oppure devi fare la straddle, devi cercare un modo per non aggravare sul corpo. Ragazzi, mettiamo il nostro equipaggiamento, questa è la magnesite di Pull Up and Dip. Se volete una di questi prodotti, la magnesite oppure i polsini di Pull Up and Dip, molto belli, potete usare il codice sconto NATMIR10 e avrete il 10% di sconto. E trovate il link in descrizione per questi prodotti, ragazzi, veramente di qualità. Se volete ci stanno anche le parallele, ragazzi, che queste sono veramente, veramente belle, comode e ti fanno sentire un po' un ginnasta, perché hanno quella forma un po', diciamo, ovale, non rotonda. Il grip è perfetto e con queste parallele veramente potete fare
di tutto. Sono comode, molto leggere, quindi anche da portare in giro, non pesano, però veramente non pesano nulla, quindi le mettete in uno zaino, non vi accorgete manco che avete le parallele con voi. E niente, se volete la magnesite, le parallele, le potete trovare, come ho già detto, nel link in descrizione. Ora basta con le chiacchiere e vi faccio vedere l'allenamento mio. Oggi ragazzi, se mi vedrete usare pure delle altre parallele che non sono quelle che vi ho detto, quelle di pull up and dip in legno, è perché è da un po' di mesi che ho un dolore al polso e purtroppo con quelle altre parallele non so perché sento un po' di più il dolore, però non significa questo che quelle sono peggio di quest'altra che uso, sono, anzi per molte cose sono veramente più comode, e per esempio per i piegamenti in verticale le riesco a fare meglio in quelle fatte di legno della pull up and dip. Ora diciamo userò per fare la planche quelle di Ramas Fitness perché mi fa sentire leggermente meno il dolore, essendo la presa un po' più stretta. Però ovviamente anche queste sono belle, io non sono una di quelle persone che magari collabora con un'azienda e dice tutti gli altri quelli ti fanno schifo. Però se mi vedete usare magari più quelle di Ramas Fitness è per questo motivo, non perché quelle di pull up and dip le sponsorizzo e basta e non sono di materiale buono o comunque non sono buone. Sono veramente perfette, infatti non vedo l'ora che mi passi questo dolore perché sono molto comode. Però per ora devo usare quell'altra. Andiamo con la prima serie in front lever. Ultimamente sto allenando veramente tanto il front lever in straddle perché purtroppo ragazzi faccio abbastanza schifo in front lever e mi alleno veramente da non so quanti anni, probabilmente 7 anni solo nel calisthenics e ancora fatico a fare il full front lever, però queste sono... è normale, c'è chi è più portato in spinta, chi più in tirata, io sono 10 volte più forte in spinta, però così è. Cerchiamo sempre di ovviamente allenarci al meglio e di migliorare quanto più possibile. Quindi andiamo con la prima serie. Andiamo con un altro pulse in front lever straddle. Cazzo ragazzi, e questa reaction ve la dedico tutta. Non so se sembra ridicolo, ma questa ragazzi è la passione per lo sport, per quello che si fa. Però ragazzi, ma che presto ho fatto? Ma che presto ho fatto? Lasciate un like, commentate e iscrivetevi solo per questa presta, ragazzi. Ragazzi, ci tenevo veramente a dirvi di iscrivervi al canale, perché veramente per me questo è un nuovo inizio. Ammetto che fare questo video mi sta pure piacendo, perché non l'ho mai fatto, diciamo, così in italiano e mi rendo conto che mi posso esprimere anche meglio. In inglese, diciamo, ci parlo, ma niente di che. Tante parole manco mi venivano, dovevo andare a cercare come formulare magari una frase. Non aveva senso, perché l'idea mia era, tipo, essere un po', tra virgolette, più conosciuto in tutto il mondo, ma non ha senso, non ha funzionato. Quindi ora cerchiamo di costruirci una community qua in Italia. E vorrei farmi conoscere soprattutto qua in Italia, ma non perché devo diventare famoso, voglio semplicemente farvi conoscere chi sono io, chi è Nathan Ramet Calisthenics. Don't face them. Late to the
Arrivati a questo punto dell'allenamento, ragazzi, in front lever, dopo aver fatto straddle pulse, delle tenute in straddle, una prova in full front lever, faccio veramente tante serie, ovviamente senza esagerare, 5, 6, 7 serie, anche diciamo una decina, dipende da come le sento, in advanced, per sentire meglio possibile l'attivazione, la scapola, perché purtroppo non la sento solida come dovrei. Quindi advanced attack, semplicemente. Poi ragazzi, un consiglio che vi do nelle skills, qualsiasi skills facciate, che sia Victorian, planche, comunque la maggior parte delle skills, back lever, front lever, l'advanced è una skill veramente da allenare, perché è quel livello base intermedio che vi crea veramente tanta forza, tanta base per creare appunto la skill finale. Ora ragazzi, nella parte diciamo finale dell'allenamento faccio tante serie soprattutto di isometrie ma con l'elastici e uso questo qua diciamo medio piccolo che dovrebbe togliere sui 15 kg e quest'altro che non toglie quasi niente, comunque sotto ai 20 kg dovrebbero togliere queste due. Cerco di fare anche qui diciamo molte serie però cambiando l'andatura in planche, ovvero magari faccio, che ne so, 3-4 serie partendo da lean, poi faccio 3-4 serie partendo da tuck, oppure cioè, cerco di variare molto, e soprattutto qui ovviamente l'obiettivo è tenere il meglio possibile la linea, sentire tutti i muscoli che lavorano al meglio. Quindi niente, iniziamo con le isometrie. In questo caso userò le mie parallele della pull-up and dip, perché scaricando un po' di peso ovviamente con gli elastici sento molto meno il dolore del polso, anzi praticamente non lo sento e mi fanno lavorare molto meglio con le isometrie. Quindi ragazzi, questo video è giunto al termine, spero che questo video vi sia piaciuto, iscrivetevi, commentate e datemi per favore qualche idea su che video fare, qualsiasi cosa, quello che volete, io proverò magari a farci qualche video su. E quindi niente ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video e niente, allenatevi!